Non abbiamo testimoni, non abbiamo resti umani, non abbiamo una scena del crimine, non abbiamo quasi nulla. Sarà molto difficile, ma qualcuno sa qualcosa. È con le parole del sergente Randy McFerron che inizia il mistero della scomparsa di Erin Marie Gilbert. Uno dei 5 consigli più gettonati per i primi appuntamenti è: assicurati che i tuoi amici sappiano dove ti trovi, nel caso dovesse rendersi necessaria un'operazione di emergenza. Un consiglio di buon senso, soprattutto se il primo appuntamento lo hai con qualcuno conosciuto in quel triangolo maledetto dell'Alaska, dove le persone spariscono inspiegabilmente. Erin Marie Gilbert voleva diventare una scrittrice, giocava a basket, lavorava come babysitter, stava per iscriversi ad un corso di cosmetologia, ma il 1° luglio del 1995 i suoi sogni ebbero fine. Erin nacque il 4 maggio del 1971. All'epoca dei fatti era una giovane donna di appena 24 anni. Carina, capelli castani portati corti sulle spalle, alta quasi 2 metri, grandi occhi nocciola, grandi sopracciglia. Una ragazza dal fisico atletico che non passava di certo inosservata e che era capace di far girare la testa a più di un uomo. A detta di chi la conosceva, era una ragazza piuttosto poliedrica. Le piaceva allenarsi a basket duramente, ma allo stesso tempo era una giovane donna che passava ore davanti allo specchio a truccarsi e a scegliere l'abito giusto. Una ragazza felice ed ambiziosa, responsabile ed intelligente. Era vissuta a San Francisco e a Washington e nel 1994 aveva deciso di trasferirsi da sua sorella ad Anchorage, in Alaska, nella base aeronautica di Elmendorf, ora Joint Elmendorf Richardson, dove viveva con suo marito e 2 bambini. Ed è proprio lì che è ambientata questa triste e misteriosa storia. Siamo nell'estate del 1995. Il 30 giugno, Erin incontra al Chilkoot Charlies un ragazzo conosciuto nei giorni precedenti, di nome David Combs. I due si piacciono e insieme decidono per un primo appuntamento per il giorno seguente, sabato 1° luglio. Quel giorno sua sorella Stephanie Juarez e la sua famiglia si riuniscono in giardino. Erin ha un appuntamento e loro sono curiosi di conoscere chi è il suo cavaliere. Alle 16 i due ragazzi partono. Guideranno verso sud lungo Tarnegan Arm, in direzione della fiera di Girdwood, distante circa un'ora da casa di Erin. Lo scenario è quello della Girdwood Forest Fair, l'annuale festa che si tiene a Girdwood e che si svolge in 3 giorni, a circa 56 km a sud di Anchorage. Un tranquillo evento familiare, con artisti dell'Alaska, stand di oggetti artigianali, cibi esotici, intrattenimenti e festival musicali. La fiera si svolge al miglio 2 dell'Alieska Highway, in una grande area di parco comunale. Girdwood si trova alla fine della baia di Tangane, collegata alla baia di Cook e al golfo dell'Alaska. La valle in cui è incastonata è circondata da diversi ghiacciai che, convergendo nella valle, si svuotano nella baia e fanno di Girdwood una località turistica prettamente invernale, conosciuta dai molti per i comprensori sciistici e per il lussuoso Alaska Ski Resort. Proprio per questo venne creata una festa che potesse portare turismo anche d'estate. Un'idea ben riuscita, in quanto attira migliaia di hippie e famiglie ogni anno, da affiancare ad attività di escursionismo, pesca e rafting. È una piccola cittadina Girdwood. In tutta la valle vivono poco più di 2000 persone e le temperature, in quel mese di luglio, si aggirano intorno ai 18 gradi. Quell'inverno era stato oltremodo rigido. Di nevicate in quel modo se ne ricordavano solo altre 2, ma nonostante il clima per niente caldo, ormai la neve era sparita. Erin indossa per l'occasione un paio di jeans neri, una giacca di pelle nera, una camicia a righe bianche e nere e stivali da montagna. I due ragazzi parcheggiano verso le 17 su Crow Creek e si aggirano fra il clamore della festa, ma verso le 18 decidono di rimettersi in viaggio per tornare a casa. Quella che segue è la ricostruzione della scomparsa che ne fa David Combs. Raggiunta l'auto, si accorgono di aver lasciato le luci accese. Provano a mettere in moto, ma la batteria è a terra. Combs dice allora alla ragazza di aspettarlo in macchina, perché sarebbe andato a casa di un suo amico che viveva nelle vicinanze per chiedere il suo aiuto. Combs cammina per un paio di ore senza riuscire a localizzare la casa del suo amico e decide quindi di tornare indietro, ma una volta giunto alla macchina si accorge che Erin non c'è più.
prova ugualmente a mettere in moto la propria auto e questa volta l'auto si accende. Perciò, pensando che Erin si fosse annoiata nell'aspettarlo in auto, ritorna alla festa per cercarla. La cerca in modo estenuante fino a l'una di notte, senza riuscire a trovarla. Pensa allora che la ragazza si sia arrabbiata con lui e che se ne sia tornata a casa da sola. Ma in che modo? Alle 7 del mattino contatta la sorella di Erin per chiedere se la ragazza fosse tornata. Ma Erin non è rientrata e, saputa la notizia della sua scomparsa, la donna e la sua famiglia si recano subito alla festa per cercarla e fanno annunciare il suo nome al microfono. Nemmeno questo servirà a trovarla, perché di Erin non c'è più alcuna traccia. La polizia viene avvisata e la ricerca con cani ed elicotteri viene avviata. Credono da principio che Erin si sia avventurata nei boschi da sola e che a causa della sua inesperienza si sia persa. La sorella inizia a diffondere la sua foto anche in una trasmissione televisiva. Nessuno però sa dare informazioni utili ed Erin non si trova. A tutt'oggi Erin risulta scomparsa nel nulla. La polizia finì per congelare il caso, che andò a far parte dei tanti cold case dell'Alaska. Sul primo momento la sua famiglia credette che si fosse allontanata per una vacanza solitaria senza dare alcun preavviso, ma successivamente capirono che quella era una versione a cui loro stavano aggrappandosi per non soccombere al dolore. In effetti questa storia solleva molti dubbi e domande. La prima che ci viene spontanea è: perché David Combs non finì mai sul libro dei sospettati? Proviamo quindi ad analizzare il suo comportamento. L'auto non parte perché, avendo lasciato le luci accese, la batteria si è scaricata. Di solito la prima cosa a cui si pensa è di chiedere aiuto a qualcuno nelle vicinanze che possa avere i fili per ricaricarla. Erano ad una festa a cui partecipano migliaia di persone. Vicino c'erano sia abitazioni che attività commerciali. Perché Combs, invece di chiedere a una di quelle migliaia di persone, decide di incamminarsi a piedi alla ricerca della casa di un suo amico di cui non sa nemmeno esattamente la posizione? Che tipo di luci erano rimaste accese? Sappiamo che sono rimasti alla festa solo per un'ora. Se si fosse trattato di luci anabbaglianti rimaste accese, sarebbe plausibile la batteria a terra, ma fossero state solo luci di posizione, la batteria impiega circa 5-6 ore per scaricarsi. A meno che la batteria non fosse già in pessime condizioni. Questo purtroppo non c'è dato saperlo. Combs dice inoltre di essere ritornato dopo una camminata di 2 ore, tempo in cui avrebbe potuto trovare qualsiasi altra persona diversa dal suo amico per aiutarlo. Ma lui torna da solo e senza cavi e magicamente la batteria scarica riprende vita da sola e l'auto riparte. Chi guida un'automobile sa che questo è almeno decisamente anomalo, se non impossibile. Combs dice di aver cercato Erin fino a l'una di notte. Poi smette. Non avverte nessuno, non si preoccupa di capire se la ragazza sia tornata a casa e stia bene. Chiama la famiglia di Erin solo alle 7 del mattino successivo per sapere se sia tornata. La sua versione dei fatti è piuttosto fumosa, non supportata, tra l'altro, da alcun testimone. Proviamo ora ad analizzare il comportamento di Erin. Erin accetta di rimanere da sola alla festa aspettando il ritorno di Combs. È plausibile che avesse creduto che il suo amico fosse nelle vicinanze, come è plausibile che non lo abbia seguito a casa di un fantomatico amico, dato che lo conosceva appena. L'idea di trovarsi da sola con due sconosciuti in un posto di cui non conosceva esattamente la locazione non avrebbe attirato nessuna ragazza, ed Erin era una ragazza coscienziosa e responsabile. Se questa versione fosse vera, Erin potrebbe essere andata incontro a due possibilità. Stufa del troppo tempo trascorso, avrebbe potuto avventurarsi fra la boscaglia ed essersi persa o aver avuto un incidente forse mortale. Sappiamo però che nemmeno i cani sono riusciti a trovare alcuna traccia della ragazza, viva o morta. Oppure, dato che era una ragazza piena di risorse e volitiva, stanca di aspettare senza far nulla, avrebbe potuto cercare lei stessa fra le persone circostanti qualcuno in grado di rimettere in moto l'automobile. Cosa che, se fosse vera la versione di Combs, potrebbe spiegare il perché la batteria fosse di nuovo carica. Poteva qualche malintenzionato, avendola vista sola, essersi avvicinato mostrandole l'intenzione di aiutarla.
Anche le tempistiche non sono di aiuto e sono piuttosto suggestive. I ragazzi partono alle 16, impiegano circa un'ora per arrivare, quindi giungono alla festa presumibilmente verso le 17, ma decidono di andarsene dopo solo un'ora nonostante il parco chiuda alle 20. Ad una festa del genere, per girare gli stand, riuscire fra la folla a prendere qualcosa da bere o mangiare, vedere almeno uno spettacolo, ci si impiega normalmente più di un'ora, soprattutto poi se si ha il primo appuntamento e si cerca normalmente di stare insieme il più possibile. Lungi da noi voler formulare accuse, ma cavalcando l'onda della suggestione possiamo cercare di ricostruire una versione alternativa. Supponiamo che l'appuntamento non sia andato bene come previsto, ed Erin avrebbe potuto chiedere a Combs di riaccompagnarla a casa, ma qualcosa potrebbe essere andato storto e il ragazzo potrebbe aver reagito male e provocato un danno mortale alla ragazza. In effetti, nessuno vide il ragazzo in strada. Nessuno lo vide aggirarsi in cerca di Erin, e nonostante sia molto difficile che persone distratte dal divertimento si possano accorgere di ciò che accade intorno, a qualcuno Combs deve pure aver chiesto informazioni su Erin. Non esiste nessun testimone, o almeno nessuno che dopo 23 anni si sia fatto avanti. Non possiamo dunque nemmeno essere certi che veramente si sia allontanato per 2 ore e poi sia tornato. Quindi dalle 18 alle 7 del mattino, David Combs, oppure uno sconosciuto malintenzionato, avrebbe potuto tranquillamente trovare il modo di sbarazzarsi del cadavere della ragazza. Sappiamo però che vicino c'era un cantiere aperto con degli scavi per una costruzione della stazione dei pompieri. Sappiamo tristemente quanto i cantieri possano essere delle eterne tombe silenziose. Guardando la zona adiacente e leggendo le opinioni di chi ci è passato, notiamo che la strada è piuttosto pericolosa e che più di una persona è finita investita. La zona è conosciuta anche da escursionisti esperti, che sono gli unici in grado di avventurarsi in quella natura selvaggia. Ma quindi, cosa può esserle successo? Non tutti rimangono in silenzio, e dopo qualche tempo spunterà un testimone che verrà ritenuto poco attendibile, che dichiarerà di averla incontrata alla fiera e di aver parlato con lei di piercing, di averla però successivamente vista in compagnia di un uomo somigliante ad uno stupratore sospettato dell'omicidio nel 1994 di Bonnie Craig. Lo stupratore Kenneth Dion era stato in prigione nel New Hampshire per una serie di rapine a mano armata, ma quando Bonnie morì, lui era fuori prigione. Venne inchiodato tramite la prova del DNA ritrovato sul corpo della ragazza e venne condannato infine nel 2011. Non lasciò l'Alaska fino al 1996 e al momento della scomparsa di Erin viveva proprio nell'area di Anchorage. Il testimone però sbagliò sul colore dei capelli, che era diverso da quello di Dion. Dunque venne ritenuto inattendibile. Non è mai stato possibile rintracciare David Combs per saperne di più, e la famiglia di Erin dichiara di non averlo più sentito o visto. Il caso venne congelato, la Cold Case Investigation Unit venne chiusa nel 2015 a causa dei tagli del bilancio, ma nell'aprile del 2017 la sezione venne fortunatamente riconfermata con a capo Randy McFerron, che riaprì il caso insieme ad un altro centinaio di casi di scomparsa. McFerron ritiene la storia di Erin decisamente strana, in quanto non si tratta di qualcuno che è andato a fare un'escursione o una gita in barca non facendo più ritorno, ma di una ragazza che non poteva passare inosservata e che era stata vista per l'ultima volta in un luogo pubblico con molte persone intorno e che era scomparsa nel nulla. Tuttavia, non avendo trovato alcun cadavere, non si può parlare di decesso accidentale né tantomeno di omicidio. Il caso tuttora rimane aperto come persona scomparsa. In tutti questi anni, Stephanie e la famiglia di Erin non si sono dati per vinti. Hanno continuato a distribuire volantini, parlare del caso e cercare testimoni, piste e prove, creando anche pagine apposite sui social network, nella convinzione che qualcuno sappia sicuramente qualcosa e che non parli, incitando da internet il colpevole a farsi avanti e pulirsi la sua coscienza dopo 23 anni di silenzio, e implorando i testimoni di dire ciò che sanno sotto l'auta ricompensa di $35,000. Stephanie si reca spesso ad Anchorage per ripercorrere la strada e i boschi. Possiamo assicurare che il loro sforzo e la loro tenacia ci hanno notevolmente scossi e possiamo solo sperare che possano trovare pace e giustizia
e che in un modo o nell'altro eri imposto a tornare a casa. Era la mia sorella più giovane. Come la sorella maggiore ti senti responsabile per la tua sorellina. E sai, merita solo di essere portata a casa. E noi, come famiglia, abbiamo bisogno di un po' di pace intorno a quello che le è successo. Pulisciti la coscienza e dici dove si trova Erin Gilbert. Stephanie Gilbert Suarez. E tu cosa pensi possa essere successo? Si tratta di una sparizione spontanea oppure qualcosa di peggio? Se vuoi, esprimi la tua opinione tramite il sondaggio o raccontaci la tua ipotesi con un commento. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, lascia un commento, guarda gli altri video e iscriviti al canale.